Allora, ieri abbiamo iniziato a vedere um, i grafi, abbiamo visto cos'è un grafo semplice, abbiamo visto cos'è un grafo orientato, un grafo pesato, un grafo pesato sui vertici, e poi abbiamo visto, abbiamo cominciato a parlare di come rappresentare in memoria un grafo, e abbiamo visto la più semplice delle rappresentazioni che abbiamo detto che è la matrice di adiacenza. Ok, e ci siamo detti... Questa roba qua è un matricione n per n, ok? E ci mettiamo 0 e 1 in base a dove c'è o non c'è il nodo. E vedendo questa cosa eh, ha un'occupazione un di memoria che è uno grande di n quadro, perché beh, sono n quadro celle dove n è eh, la cardinalità eh, del numero dei numeri di vertici, quindi l'ordine del grafo. Ok, allora. Quindi, eh, eh, pare, parrebbe essere un pochino dispendiosa questa rappresentazione, perché ho grandi n quadro, insomma, eh, se abbiamo un grafo che è fatto ad esempio così, ok, mettiamo che questo grafo, qua abbiamo eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archi, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodi, quindi la matrice verrebbe di 49 celle però in realtà solo 7 celle in realtà 14 celle le dovremmo mettere a 1 e tutte le altre sono a 0 sembra un po' uno spreco allora le prossime due rappresentazioni che guardiamo servono proprio a cercare di essere un pochino più parsimoniosi sulla memoria la prima che guardiamo che è quella più usata è la rappresentazione con liste di decenza Allora, qual è l'idea delle liste di decenza? Eh, parte dal principio che il caso in cui questa rappresentazione è molto sprecona è quando ci sono molti zeri, cioè quando ci sono tanti archi non esistenti, cioè quando, quando diciamo che il grafo è sparso, ovvero che non ci sono tanti archi. Qua per esempio non ci sono tanti archi, ce ne sono pochini, perché... Tanti archi cosa vorrebbe dire? Ad esempio se abbiamo un grafo di 5, tanti archi potrebbe essere una situazione del genere, ad esempio. Ok, questo è tanti archi, questo invece è pochi archi. Infatti in questo caso la matrice verrà colma di uni e in questo caso invece sarà pienissima di zeri. Ok, l'idea è questa, ma se invece di memorizzarci la matrice con tutto quanto, ci memorizzassimo per ogni nodo la lista dei vicini. Come cambia la situazione? Ovvero, mettiamo di avere un grafo con uh, 5 nodi. Ok. Questo è un grafo con 5 nodi e li chiamiamo uh, 0, 1, 2, 3 4. e 4. La lista di adicenza è questa. Invece di fare la matrice 5x5 e salvarci quindi tutti quanti eh, per ogni coppia se c'è l'arco o meno, noi vogliamo salvarci solo quegli archi che ci sono. E allora come facciamo? Beh, un modo potrebbe essere per ogni nodo, quindi per ogni nodo, nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, ci salviamo, ok un vettore di dimensione dinamica, cioè un vettore dinamico, contenente i vicini di quel nodo. Ad esempio, 0 ha come vicini 1 e 3, allora ci salviamo un vettore dinamico di due, eh, di due elementi, contenente 1 e 3. Per 1 cosa faremo? Ci salveremo un vettore dinamico di che dimensione? Beh, 1, 2, 3. Ok? E ci mettiamo 0, 2 e 3. Per 2, come sarà? Ce ne ha due di vicini, quindi avremo, per esempio, 3 e 1. E così via. Quindi 3 ha 1, 2 3 vicini. Ok? Che sono eh, 2, 0 e 1. E il 4 ha solo un vicino, che è 2. Quindi, l'idea è salvarci n vettori dinamici, ok? Dove lo zesimo vettore dinamico ci dice quali sono i vicini di 0, l'unesimo vettore dinamico ci dice quali sono i vicini di 1 e così via. Questo è un modo equivalente, cioè è un modo equivalentemente espressivo per salvarci un grafo, ok? Uh, perché? Beh, <coughs> per dire che una cosa è equivalente in modo cioè equivalentemente espressiva quello che dobbiamo poter fare è poter convertire da questa rappresentazione a questa rappresentazione e viceversa se possiamo fare questo allora possiamo dire che eh, le, eh, le come si chiamano le due rappresentazioni sono equivalenti cioè hanno stessa, il, lo stesso potere espressivo eh, quindi due domande la prima è è chiaro come funziona la lista di adiacenza? Prima domanda. Seconda domanda, eh, come facciamo a fare la conversione da lista di decenza a matrice di decenza e viceversa? Queste sono due domande per voi. Ma cioè, in pratica la lista di adiacenza serve solamente per rappresentare in un altro modo la tabella? Cioè, altro. È un altro modo di rappresentare il grafo. Cioè, noi lista di decenza la stiamo prendendo come un altro modo di rappresentare il grafo. Ok? Sì, sì, è chiaro. No, come, come funziona, è chiaro, ho Ok. okay. La, ora, per vedere, per far vedere che queste due rappresentazioni sono equivalenti, cioè che hanno lo stesso potere espressivo, cioè possono rappresentare gli stessi grafi. Ok. Eh, ci serve sapere come passare da una all'altra, come passare da una rappresentazione all'altra. Quindi qualcuno si vuole cimentare in una delle due trasformazioni, in entrambe? Ma posso provare io? Vai! Da, liste, dalla lista alla matrice, mm -hmm. direi che fa una matrice um, di 5x5 in questo caso, mm -hmm. e si riempie tutto di zeri, poi si sovrascrive dopo. Mm -hmm. e, si inizia dalla, dalla riga 0 uh -huh. e si mette un 1 nella, nella casella 1 cioè la seconda e poi nella quarta poi la riga sotto nella 0 nella 2 nella 3 e così via ok eh, dall'altro lato come facciamo invece dall'altro lato mh, cioè per passare dalla matrice alla lista ok sì dobbiamo memorizzare n vettori sempre e nel primo ci mettiamo il, il num, i numeri delle caselle dove c'è memorizzato il 1 cioè cosa facciamo? Scorriamo la matrice come um, la matrice abbiamo una matrice n per n uh -huh. quindi ci memorizziamo, ci vogliamo memorizzare n rai uh -huh. um, lunghi, quanti uno ci sono per ogni riga. Eh, qui, beh, quindi potremmo dire che usiamo degli array dinamici e facciamo pushback. Sì. Ok. Sì. E m, si fanno scorrere le caselle di ogni riga. Mm -hmm. Se c'è uno si memorizza il numero di quella casella nell'array. Facciamo pushback di quel numero. Esatto. Cioè del, dell'indice della colonna. Del, sì, dell'indicatore. Perfetto. Va sì. no, bene così. Però for forse qualche dubbio sul fatto che cioè, sul fatto che la matrice sia simmetrica quindi qua non so se le ho considerato. sì sì c'è cioè già considerato questa cosa perché è già considerato sì cioè nel senso ovviamente ehm, allora in realtà non ci stiamo pensando particolarmente ma adesso vediamo chiaramente che funziona anche nel caso orientato nel caso pesato e quant'altro vediamo come farla funzionare allora sì in realtà se il, grafo è, ehm, se il grafo è non orientato, quindi gli archi sono bidirezionali, per come è definita la lista di decenza, che ogni nodo ha il suo vicinato. beh, allora, se c'è tipo l'arco 0,1, per forza di cose, nella lista di decenza dello 0 ci sarà l'1 e in quella dell'1 ci sarà lo 0. Quindi quando poi facciamo la matrice, verrà simmetrica. Eh, infatti, eh, se, se invece abbiamo un, arco che eh, perdono, un um, grafo che è orientato, quando facciamo le traduzioni funziona ancora uguale perché una matrice che non è simmetrica porterà una lista di decenza che non è detto che abbia eh, i... Eh, cioè che se per dire se l'arco fosse direzionato in questo modo, che va da 0 a 1, in 0 ci sarebbe 1, ma in 1 non ci sarebbe 0, perché il vicinato nel caso orientato diventa il vicinato in uscita. Nella lista di adiacenza, ok? Il, il vicinato, cioè mettere il vicinato di un nodo nel, nel vettore dinamico associato a quel nodo, nel caso orientato, diventa il vicinato in uscita, ok? E poi si traduce perfettamente nella matrice che avremmo fatto equivalentemente, <coughs> ok? Perfetto. La domanda è: questa rappresentazione quanto occupa? Quanto spazio occupa? Allora diamo intanto un minimo di nomi. Allora, abbiamo detto che questo qua allora intanto chiamiamo n l'ordine e m il numero di archi, ok? Allora che la matrice di adiacenza occupa o grande di n, n quadro. Domanda la lista di adiacenza quanto spazio occupa invece. La rappresentazione di lista di adiacenza, quanto spazio occupa? O grande dn? Uh, allora, cioè, cioè, nel senso sicuramente meno della matrice. Sicura, tu mi dici sicuramente meno della matrice? S sì, circa. Circa. Allora, cosa ci salviamo nella nostra licenza? Abbiamo due cose: abbiamo un vettore per ogni nodo, ok, e poi abbiamo tutti quanti gli archi in, separati in, in vettori dinamici diversi. Allora, sicuramente il doverci salvare n vettori, ok? Già solo per avere il fatto che c'è quel vettore, anche se è lungo 0, sicuramente ci costa O grande di n. Per, per questa parte, sicuramente questa parte ci costa O grande di n è abbastanza banale vederlo, sono N vettori, possibilmente anche vuote, ma chi se ne frega, però salvarci N cose ci costa O grande di N memoria. Questa parte qua, invece quant'è? Al più O eh, N alla seconda se, se ci sono tutti. Allora è vero, verissimo, al più N alla seconda. Riusciamo a essere un pochino più precisi? Quanti saranno questi qua? Esattamente proprio. Eh, M. M saranno esattamente M perché M è, abbiamo detto che è il numero di archi, ok? Questi qua sono tutti soli gli archi, cioè perché alla fine ogni vicino corrisponde a un arco, cioè ogni elemento vicino a qualcun altro sta corrispondendo a un arco, e quindi questa cosa qua è uno grande di N più M. È chiaro perché? Cioè, ovviamente sarebbe, nel senso, eh, sarebbe uno grande di n più o grande di m, ok, che però fa eh, o grande di n più m, ok. Eh, quindi, a parte questo dettaglio, è chiaro perché questa rappresentazione chiede memoria n più m? Devo prendo come un sì. <coughs> ok, ovviamente, ovviamente, attenzione. Se il grafo è denso, e cosa vuol dire che il grafo è denso? Che m è uno grande di n quadro, ok? Quindi ci sono circa n quadro archi. Allora ovviamente m diventa n quadro e questa cosa occupa tanta memoria quanto la matrice di decenza. Questo è in dubbio. Nel caso peggiore eh, m può essere n quadro e quindi la lista di decenza occupa tanta memoria eh, quanto la matrice di decenza. Però se il grafo non è denso ma è sparso, ok? Quindi sparso vuol dire che non ha tanti nodi, eh, non ha tanti archi, pardon. Allora è veramente tanto conveniente pagare n più m rispetto a n quadro. Perché se m mettiamo che è facciamo che è uno grande di n, ok, quindi mettiamo che ci sono, tipo che ne so, 5n archi, beh, stiamo pagando tantissimo meno rispetto a n quadro. Infatti, questa qua è la rappresentazione ehm, più usata per eh, tenere grafi in memoria perché è molto facile da scrivere perché alla fine è un, è un vettore di vettori dinamici. Eh, e quindi, per esempio, in C++ è, è letteralmente eh, istanziare un vector di vector, eh, oppure anche in C. In realtà, se, se vi scrivete l'R dinamico, che alla fine, scrivo un R dinamico in C sono 5 righe. Ehm, non è difficile neanche là farlo. Ed è abbastanza conservativa di memoria eh, Bene, 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 bene Ok, vi avevo detto che avremmo fatto quattro, eh, tre rappresentazioni E invece è utile che ne facciamo quattro eh, Ne facciamo un'altra di quelle semplici prima di fare quella ottimale Facciamo prima la rappresentazione come lista di archi Ok, allora come funziona la rappresentazione di lista di archi? Beh, è molto eh, facile perché la rappresentazione di lista di archi è letteralmente una lista di coppie di nodi, che ne so, 1, eh, 2, e facciamo anche 0, 3. Eh, allora, come viene questo grafo? Beh, sto grafo avrà il nodo 0, il nodo 1, il nodo 2 e il nodo 3. Quindi 0, 1, 2 e 3. E cosa sappiamo? Sappiamo che 0 è collegato a 1. Ovviamente se stia, se dipende se il grafo è orientato o non è orientato. Se non è orientato, e facciamo che non è orientato, eh, allora eh, ovviamente l'arco si intende bidirezionale. Altrimenti sarebbe dal primo al secondo. Eh, poi, 3, 2. 1, 2 e 03, ok? Questo è il grafo che viene da questa lista di archi e la lista di archi non è altro che la lista delle coppie eh, di nodi che formano archi. Ok, è abbastanza semplice questa rappresentazione. Eh, le domande che vi faccio sono come facciamo a convertirla in eh, una di queste altre due, quindi una matrice di decenza e una lista di decenza, e quanto occupa? quanto spazio occupa. Uh, chiamo io. Uh, Stefano S. Allora, quindi come faccio a rappresentarle quanto occupa? Uh, cioè come faccio a convertire una lista di archi in a tua scelta o una matrice okay. di decenza o una lista di decenza? Prima domanda. E la seconda domanda è quanto spazio occupa. Uh, allora, per rappresentarli, credo mi basti fare. Eh, potrei, potrei fare, per esempio, passando da una matrice uh -huh. a un vettore, eh, la stessa cosa che ho fatto per, per passare da... Cioè, passando da una lista di archi a una matrice. Posso fare la stessa cosa che ho fatto per una lista di adiacenza una matrice, quindi, cioè, il contrario. Cioè, po posso fare gli stessi passaggi tra matrice di adiacenza e lista di adiacenza che è la matrice di esistenza dei stati archi, potrei fare un, un, un vettore grande N, cioè il numero di nodi, giusto? Certo? E poi in ogni, eh, no, ogni nodo metto un vettore che rappresenta eh, le sue coppie. No, ma allora, eh, forse non, non ho detto bene la domanda. Cioè, perché questa qua, la domanda a cui ho risposto adesso è come faccio a rappresentarla? E questo in realtà poteva essere, cioè tu l'hai detto con un vettore di 2, ma potrebbe essere benissimo con due vettori lunghi n, ok? Ah, sì, metto. E ci metti 0, 1, eh, 3, 2 e così via, cioè partenza e arrivo. Eh, no, quello che ti ho chiesto è, eh, assumendo che sappiamo quindi fare questo, come faccio a convertire la Rappresentazione lista di archi, quindi questa cosa qua che abbiamo due vettori, ok? Nella rappresentazione a tua scelta o matrice di decenza o lista di decenza. Cioè, come facciamo a convertirla in una lista di decenza, per esempio? Ah, ok, no, allora prendi il eh, vero. Ci vuoi pensare? o Sì, no, un attimo. No, uh -huh. eh... In lista di decenza, per esempio, potremmo fare un, un vettore così che è lungo n. Mm -hmm. Dove n cos'è, però, in questo caso? E, ah no, è eh, lungo m, che sarebbe il numero di archi. Mm. No, allora, aspetta. l'istra di decenza, ti ricordo che aveva tanti vettori quanti sono i nodi. Quanti sono i nodi, va. Ok, da. Le, la cosa che ti ho chiesto è come facciamo a sapere quanti sono i nodi? non sono informazioni che abbiamo sempre Beh, mm. allora sì potremmo avercele e di solito ce l'abbiamo ma metti un attimo che non ce l'hai cioè hai solo la lista degli archi come fai a sapere okay. quanti sono i nodi? e faccio eh, il numero di, di archi eh, per esempio vabbè no, beh, no che so. eh, ma... beh sì quelli sono i nodi guardo il numero massimo di, no... di nodi che ho cioè, per esempio qua è 3 e quindi ho 3 nodi eh, più 1 perché c'è anche lo 0. Sì, eh. Sì. E prendo il massimo quindi, se sono compatti il massimo più 1 il massimo più uno, ok, quindi fai una lista di decenza che ha tanti eh, vettori dinamici quanto sì. numero massimo più 1 ok, e poi. E poi ehm, potrei mettere per esempio, là, quello è 0, 1, Potrei mettere eh, il valore. Beh, ma dovrei rappresentare 0 e 1? Cioè, per esempio... Eh, esatto, perché cioè, io farei che per lo 0 metto un 2, cioè due archi per 1, due archi per, gli, per, uno, uh, due archi per mm, 2... Ma te, 2. ti sto chiedendo in modo proprio operativo come lo farei. Allora, cioè come ah, lo okay. farei io? Fare io è questo. Uh, quello che farei è che scorro le coppie, quindi considero una ah, coppia okay. alla non volta, e poi nel vettore del primo faccio il pushback del secondo... Ok, quindi qua faccio un pushback di 1 e nel vettore del secondo faccio il pushback del primo e quindi faccio così per ogni coppia nel vettore del primo faccio il pushback del secondo e nel vettore del secondo faccio il pushback del primo, quindi poi sarà questa e quindi qua farò eh, qua metterò un 2 ok e qua metterò un 3 poi 1, 2 quindi qua ci metterò un 2 qua ci metterò un 1 e poi 0, 3, qua ci metto un 3 e qua ci metto uno 0. Ok? Se il grafo è semplice, e stiamo assumendo il, il caso del grafo semplice in questo momento, scorro eh, le coppie una per una e faccio queste due operazioni per ciascuna. E ho fatto la lista di decenza. Ok. Questo è come si converte la lista di archi in lista di decenza. Ho fatto anche la lista di archi perché nella stragrande maggioranza dei casi, proprio stragrande, Uh, l'input di un problema che ha un grafo è dato come lista di archi nella proprio stragrande maggioranza dei casi um, i problemi che parlano di grafi hanno l'input um, come lista di archi ok uh, quanto spazio in memoria occupa una lista di archi è sempre io mm, se vuoi Credo grande di m perché stiamo utilizzando solo gli archi. Esattamente, costo grande di m perché stiamo utilizzando solo gli archi. Dovremmo avere due vettori lunghi m. Quindi occuperemo due m celle che è uno grande di m. Ok. Eh, prima di passare all'ultima, altre due eh, osservazioni. Allora, abbiamo fatto il caso del grafo semplice, abbiamo fatto il caso del grafo. Eh, orientato, ok, quindi nella lista di decenza cambia che il vicinato è quello in uscita, invece che il vicinato, eh, e nel, nella lista di archi è che le coppie le prendiamo come che vadano dal primo al secondo e non in entrambe le direzioni. Um, come facciamo però se, allora, se il grafo è pesato sui vertici, la cosa è sempre la stessa, facciamo un vettore a parte, come abbiamo fatto con la matrice di decenza, e ci mettiamo i pesi dei vertici, ok, quindi pesato sui vertici è banale. La cosa che magari è un attimo da dire è come facciamo per lista di decenza e per lista di archi come gestire il caso pesato sugli archi. Come facciamo a gestire il caso pesato sugli archi in questi due casi? Ve lo dico io. Allora, nel caso della lista di archi è banale: prima avevamo la lista degli archi, quindi che ne so, 0, 1, 3, 2, eccetera, eccetera. Semplicemente ci mettiamo un terzo attributo. Okay. Invece di essere coppie diventano triple, dove il terzo elemento è il peso dell'arco. Molto semplicemente. Questo nel caso della lista di archi. Ok, nel caso invece eh, della lista di adiacenza, ci sono varie cose che possiamo fare. Una che si fa abbastanza spesso è che invece di fare un vettore lungo quanto il vicinato si fa un vettore lungo quanto due volte il vicinato ok e così invece di mettere un valore per vicino ne metti due metti il vicino e quanto pesa l'arco verso quel vicino ok quindi invece di fare se i vicini di 0 fossero 3 invece di fare un vettore da 3 fai un vettore da 6 e Uh, quindi nelle posizioni pari ci metti gli indici dei vicini E nelle posizioni dispari ci metti il peso di quell'arco Questo è un modo molto utilizzato per uh, aggiungere le informazioni di peso sugli archi nelle liste di decenza uh, Un altro modo è che ti tieni invece di una lista di decenza te ne tieni due Ok E nella prima... Ci metti chi sono i vicini, quindi che sono 3, 1, 0, e nella seconda, nelle stesse posizioni, ci metti chi sono, eh, qua, quanto eh, pesano eh, gli archi che vanno in quei vicini, quindi che sono 32, 12, 14. Ok? Questi sono due modi per gestire gli archi eh, pesati nel caso delle liste di adolescenza. Ok? Detto ciò passiamo al piatto forte eh, della lezione di oggi che è l'ultima rappresentazione che facciamo ok cancello tutto questo eh, notare che allora come lo ripeto ehm, in gara poi effettivamente di solito si usa eh, sempre lista di archi per cioè l'input è dato come lista di archi e di solito quello che si fa è che si converte in lista di decenza ehm, poi vedremo anche perché perché per gli algoritmi che poi vedremo sui grafi è molto più comodo avere una lista di decenza che non una lista di archi e quindi di solito si converte la lista di archi in lista di decenza e poi si lavora su quella ehm, c'è tuttavia un'altra rappresentazione che si chiama CSR che sta per Compressed Sparse Rows ok che occupa sempre O grande di N più M, ok, eh, che però ha un vantaggio sulla lista di decenza, perché è un po' un corrispettivo della lista di decenza, ma eh, più pro e ha un vantaggio per grafi estremamente grossi ed estremamente sparsi, ovvero ehm, il fatto è questo: se noi abbiamo un grafo enorme, ma proprio enorme, Ok, quindi n è giganterrimo, però m è piccolino, e piccolino intendo che è uno grande di n, quindi ci sono pochi archi, c'è cioè un multiplo di n archi. Cosa succede? Che se facciamo la lista di decenza, avremo, dovremo allocare una marea di vettori, proprio una marea, perché dobbiamo allocarne n. Il fatto è che questi vettori saranno tutti mezzi vuoti, cioè avranno pochi elementi dentro tendenzialmente, alcuni saranno proprio vuoti, altri perché gli archi sono pochi. E ovviamente questa cosa consuma comunque o grandi N più M memoria, cioè questa lista di licenze comunque occupa quella memoria. Il fatto, però, è che ehm, una cosa è parlare dell'asintotico e asintoticamente sono uguali, cioè sono entrambe eh, ottime. In pratica, però Uh, la funzione che dobbiamo chiamare per allocare questi vettori dinamici, che è la malloc, non è velocissima. Uh, non è, ovviamente ci mette tempo costante, però non è veloce e quindi può capitare che se in un problema dovete fare, per esempio, un milione di malloc, ok, che, che magari appunto abbiamo detto che. Fino a 18 operazione le facciamo e potrebbe andare fuori tempo perché le malloc è vero che ci mettono un tempo costante, ma è un tempo costante molto alto. Uh, allora la CSR è una rappresentazione equivalente alla lista di decenza che, però, invece di fare un numero lineare di malloc, cioè invece di fare n malloc, ne fa solamente un numero costante, mi pare 3 se non sbaglio, uh, riduce quindi il numero di malloc. Ok, allora come funziona? Eh, assumiamo di avere l'input in formato lista di decenza, quindi avremo degli archi, cominciamo a disegnare un graffetto, quindi abbiamo un graffetto. Ok, facciamo questo il nostro grafo, quindi 0, 1, 2, 3 e mettiamoci anche dai 4, ok così. Quindi abbiamo un grafo con 5 nodi. Come sarà fatta la lista di archi di questo? Ci sarà 0, 2, eh, 0, 3, eh, 1, 0, 4, 1. Allora, eh, gli archi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi me ne mancano due. Cosa mi manca? Eh, mi manca 2, 3 e mi manca 1, 2. Ok, quindi abbiamo questi sei archi che sono il nostro input. Allora, cosa facciamo? Eh, questo algoritmo crea questa rappresentazione in tre step. Il primo step è questo, facciamo un vettore lungo n, quindi abbiamo 5 eh, nodi, facciamo un vettore lungo 5, ok? Eh, lo inizializziamo a 0, facciamo finta che se non metto niente dentro vuol dire che c'è dentro 0, ok? E dopodiché quello che facciamo è che scorriamo eh, gli archi della lista eh, degli archi e incrementiamo di 1 il valore che c'è dentro alla cella di entrambi i nodi degli archi che stiamo scorrendo. Quindi il primo arco è 0,2, incrementiamo di 1 0 e 2. 0,3 incrementiamo, adesso sarà un parto. Uh, cancellare ogni volta, incrementiamo di 1 uh, questo e questo, uh, insomma, capite il punto? Incrementiamo di 1, 1 uh, e 0, quindi questo andrà a 1, questo andrà a 3 e così via. Adesso faccio direttamente il vettore finale perché sennò uh, è un, uh, un bordello. Uh, cancellare ogni volta 0, 1, 2, 3, 4. Quindi contiamo quante volte appare lo 0. 1, 2, 3, quindi qua ci sarà 3, l'1 ci sarà 1, 2, 3 volte anche l'1, facciamolo meglio, ok, il 2 appare 1, 2, 3 volte, quindi ci sarà 3 anche qua, il 3 appare 1, 2 volte e il 4 appare una volta, ok, quindi se non ho fatto errori, eh, qua dentro ci dovrebbe essere il risultato dell'operazione che ho detto prima. Quindi scorriamo arco per arco e incrementiamo di 1 il... diciamo che facciamo un contatore per, ogni, per quante volte appare ogni nodo e lo incrementiamo ogni volta che lo eh, incontriamo. Ok. Il secondo... Eh, step.. Sì, il secondo step è quello di fare un, vet un altro vettore lungo n più 1, ok, dove nella prima cella mettiamo 0, nella prima cella fissato 0, e nella, dalla seconda cella in poi mettiamo la somma dell'elemento precedente nel vettore, nello stesso vettore più l'elemento precedente nel vettore prima, cioè nel vettore questo qua dei contatori, quindi qua, questa cella sarà 0 più 3 ok? Perché è la somma del valore precedente in questo vettore e il valore eh, precedente nel eh, vettore sopra. Ok, quindi qua ci mettiamo 3. Qua ci metteremo 6, okay, Perché è la somma di questo 3 più questo 3 qua sopra. Qua ci metteremo 9, perché è 6 più 3. Qua ci metteremo 11, perché è 9 più 2. E qua ci metteremo 12, perché è 11 più 1. Ok? Eh, questo vettore ha un nome particolare che si chiama il vettore delle somme prefisse o in inglese è, è la prefix sum ok perché si chiamano somme prefisse perché se notate in ogni punto di questo vettore eh, il numero che contiene è la somma di tutti quanti gli elementi del vettore sopra quindi, tipo questo 3 è la somma di, di, questo, di, di questo pezzo di questo vettore che ovviamente contiene solo 3. Questo 6 è la somma di questi, questo 9 è la somma di questi, 11 è la somma di questi, sto parlando ovviamente del vettore sopra e eh, non del vettore sotto. Questi qua, ok? E 12 è la somma di tutto. Ok? Quindi, fino adesso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo... Eh, Fatto questo vettore che conta le, la, le frequenze, di, cioè che conta quante volte appare ogni nodo negli archi, ok, e poi abbiamo calcolato il vettore delle somme prefisse di questo vettore nel modo questo qua, sommando elemento del vettore originale precedente più elemento precedente del vettore delle somme prefisse, dove il primo elemento delle somme prefisse l'abbiamo fissato a 0. Ok, adesso. Terzo passaggio, eh, ne alloca 4 comunque di vettore alla fine, perché abbiamo allocato uno, 1 malloc, 2 malloc, ok. Adesso facciamo la terza, facciamo la terza malloc e allochiamo un altro vettore lungo n più 1 in cui ricopiamo gli elementi delle somme prefisse, ok. Uh, quindi, uh, un attimo, ok. Ricopriamo gli elementi delle somme prefisse. Ultimo vettore che lo chiamiamo, adesso vediamo come utilizzare anche questo. Ultimo vettore che allocchiamo, lo chiamiamo, lo allochiamo di ultimo elemento che appare nelle somme prefisse. Quindi in questo caso è 12. Allora allochiamo un vettore lungo 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi dovrebbero essere 12. Controlliamo 0, 1, 2. terzo. Il terzo è, è uguale al secondo? E il terzo per ora è una copia del secondo, sì. Ok, eh, 9, 10, 11 n ho sbagliato eh, vabbè, facciamo un piccolo a eh? 12. Ah no, 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 è giusto, è giusto perché giustamente sono 12 da 0 a 11, ok. Bene. Quindi, eh, vettore delle conte, somme prefisse. Copia del vettore delle somme prefisse e poi un vettore lungo tanto quanto l'ultimo elemento del vettore delle somme prefisse. Ok? Ora, ultima cosa da fare e poi qua vediamo che eh, succederà una magia e poi vediamo come si usa questa magia. Ehm, intanto, eh, fatemi eh, indicizzare anche questo. Va 0, 1, 2, 3, 4. Ok? E facciamo anche questo: va 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfetto. Tutti inicizzati. Ora, ultimo passaggio: riscorriamo questo vettore, cioè il vet la lista di archi. Riscorriamo la lista di archi e facciamo il seguente lavoro per ogni arco. Allora siamo qua, abbiamo l'arco 0,2. E quello che facciamo è questo: andiamo a vedere. Nel vettore copia della somma prefisse, ok, chiamiamolo il vettore eh, c, questo vettore lo chiamiamo c, andiamo a vedere nel vettore c, ok, abbiamo l'arco da 0,2, andiamo a vedere qual è il valore che c'è nell'indice 0, che è l'indice del, eh, del, del nodo di partenza, tra virgolette, in realtà poi dovremmo fare anche l'opposto perché è un grafo non orientato, quindi l'arco è bidirezionale, cominciamo a fare la direzione 0,2, poi dovremmo fare la direzione 2,0. Allora andiamo a vedere, in posizione del primo nodo nel vettore c, che numero c'è? C'è 0. Allora quello che facciamo è che scriviamo l'indice del nodo di arrivo, quindi 2, nel vettore, chiamiamolo f, nel vettore f, in posizione questa qua, quindi qua ci scriviamo un 2, e dopo avercelo scritto, aumentiamo di 1 questa cosa qua. Quindi questo diventa 1. Ok, se non è chiaro adesso tanto faccio l'altra simulazione. Quindi ora abbiamo aggiunto l'arco che va da 0 a 2, adesso vogliamo aggiungere l'arco che va da 2 a 0, dobbiamo fare per ogni arco entrambe le direzioni. Allora cosa facciamo? 2 è il nodo di partenza, andiamo a vedere nel vettore c qual è il valore che c'è a 2, ok, c'è un 6, allora scriviamo il nodo di arrivo che è 0 in posizione 6 nel vettore F, quindi qua ci scriviamo 0, e incrementiamo di 1 il valore che abbiamo usato, quindi 6 diventa 7. Ok? Eh, faccio, un altro, eh, ne faccio un altro lento, poi velocizzo un attimino, però in caso, cioè dopo questo altro lento, se non avete ancora capito chiedetemi. Allora, 0,3 cosa faccio? Voglio aggiungere 03, allora vado nel vettore C alla posizione 0, c'è scritto 1. Nel vettore F alla posizione 1 ci scrivo 3 e incremento di 1 questo qua. Ora questo è diventato 2. Perfetto. Poi devo fare 3,0, Allora vado nel vettore C, cosa c'è scritto alla posizione 3, 9. Allora l'arco, cioè il nodo di destinazione che è lo 0 lo scrivo nel 9 e incremento di 1 questo qua. Ok. Posso velocizzare? Cioè, è chiaro il procedimento? altro non ho capito come fare l'ultimo, cioè il vettore F. Cosa devo ottenere come... Beh, poi, poi quello lo vediamo. Cioè, per ora è solo il procedimento. Poi vediamo okay, no, cosa vabbè. otteniamo. Ok, perfetto. Allora, andiamo avanti. Eh, vediamo se riesco a velocizzare abbastanza. 1, 0. 1, 3. 0. Questo diventa... 4, Ok, poi 0, 1, 2, eh, qua ci metto 1 e questo diventa eh, eh, sulla lavagna. È più non so se è più comodo sulla lavagna o qua, e diventa 3. Poi 4, 1, eh, 4 c'è scritto 11, ci scrivo un 1, questo diventa un 12. Ok, 1, 4, 1 c'è scritto 4. Uh, sì, è 1, 4, quindi ci devo mettere un 4, e questo diventa un 5. Se beccate che sto facendo un errore, ditemelo per favore. <ride> ok, poi abbiamo 2, 3. Uh, vado in 2, 7, ci scrivo 3. Questo diventa 8. Ok, 3, 2, 3 c'è scritto 10. Uh, ci scrivo 2 e questo diventa. 11. Okay. 1 2 1 c'è scritto 5, ci metto un 2 e questo diventa un 6. 2, 1, 2 c'è scritto 8 quindi ci metto un 1 e questo diventa un 9. E abbiamo finito. Allora, la prima magia di cui potete già accorgere è che eh, abbiamo riempito tutti i buchi è venuto un vettore contiguo con tutti i buchi riempiti, esattamente la dimensione eh, che avevamo preallocato. Questa è la prima magia. Ok, alla fine, l'ultimo passo dell'algoritmo eh, è cancellare il vettore c, non ci serve più, e cancellare il vettore, eh, quello originale, cioè quello della conta di, di quanti ce ne sono. Ok, e gli unici due vettori che ci teniamo sono Chiamiamolo S, il vettore del prefix sum, e F. Ok, la domanda è: Ma che ne ce ne, che, cioè, cosa ce ne facciamo di questi due vettori per dire qualcosa sul grafo? In realtà, questa qua è una versione compressa della lista di adiacenza. Nello specifico, come si legge? Se noi vogliamo sapere quali sono i vicini, mettiamo del nodo 2, ok, vogliamo sapere che sono vicini di 2, quindi ci aspettiamo che siano. 0 1 e 3 ok i vettori del, del nodo 2 sono quelli dall'indice sono quelli nel vettore F dall'indice segnato alla posizione 2 nel vettore S fino a quelli segnati nella posizione del numero dopo nel vettore S meno 1 quindi ci aspettiamo che 6, 7, 8. Cioè, quelli in F alle posizioni 6, 7, 8, quindi da questo incluso, da, dal nodo di cui stiamo cercando di vicinato incluso, a quello dopo escluso, quindi da 6 incluso a 9 escluso, siano i vicini di 2. Andiamo a controllare: 0, 3 e 1. 0, 3 e 1. Sono i vicini di eh, 2. Proviamo un altro. Aspetta un attimo, mi sono un po' perso. Dimmi, si, ero un po' rimasto alla, alla cosa. Allora, eh, proviamo a rifare. Come facciamo a trovare i vicini di 0? Eh, ok? Anzi, facciamo di 1. Va. Come, faccio, come facciamo a trovare i vicini di 1? Allora, intanto, i vicini di 1 chi sono? 0, 2, 4. Ok? Quindi ci aspettiamo che saranno 0, 2, 4. Allora, cosa faccio? Prendo la cella, ok? Nel vettore S all'indice 1. Ok? Che è l'indice del, 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 del nodo di cui sto cercando i vicini. Quindi vado in S di 1, S di 1 mi dice 3. Ok, prendo 3, ok, e poi prendo il numero a destra, 6. E ora io ti dico che i vicini di 1 sono quelli nel vettore F dalla posizione 3 inclusa alla posizione 6 esclusa. Se andiamo a vedere. I vicini di 1 sono 0, 3 e 4 e gli elementi del vettore F dalle posizioni 3 alla 5, perché dalla 3 inclusa alla 6 esclusa, quindi dalla 3 alla 5, sono 0, 4 e 2, che sono effettivamente vicini di 1. Ok. Ok, chiaro come usarla. Sì. Quindi, avendo solamente due vettori, che sono il vettore S e il vettore F, ok? Siamo riusciti a creare una lista di adiacenza compressa, ovvero è, una lista di, 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 è sempre, si usa come una lista di adiacenza, cioè per ogni nodo possiamo sapere chi sono i vicini, ok? Um, e uh, in questo modo lo facciamo. E abbiamo bisogno di solo due vettori invece che di n vettori. Abbiamo un vettore che si chiama anche vettore degli offset, che ci dice dove parte e dove finisce, cioè dove partono e dove finiscono i vicini di un certo nodo in F, ok? Quindi abbiamo il, questo qua che si chiama anche vettore degli offset, e poi abbiamo in F un, un, uno sbrego di numeri che ovviamente messi così non, non gli diamo alcun senso, ok? Eh, che però se riusciamo a indicizzarli in questo modo tramite S otteniamo proprio le liste dei vicini. Allora, ehm, a parte il come questa cosa, cioè il perché questo sia vero, cioè a parte il come esce fuori questa magia che eh, questi SDF mi rappresentano questo, tutto il resto è chiaro? Cioè, e, e per chiaro intendo, primo, come si costruisce, ok? Quindi, come partiamo dalla lista di archi e costruiamo questa cosa qua, e secondo, come si usa? Quindi se voglio trovare i, i vicini di un certo nodo, come faccio a farlo? Sono chiare queste due cose? Sì, non eh, ricordo, il primo vettore era... Allora, cioè, composto... il primo vettore, allora, rifaccio molto velocemente, ok, cioè no, non faccio i passaggi, ma faccio... Eh, i, cioè faccio i passaggi senza effettivamente eseguirli. Allora, prima cosa abbiamo... Il vettore dei conteggi, quindi sappiamo quante, vo quanti, cioè, sappiamo quante volte 0 appare negli archi, quante volte appare 1, quante volte appare 2, quante volte appare 3, eccetera. Quindi 0 appare 3 volte, quindi ci mettiamo 3, 3, 3, 2, 1 se non mi ricordo male, perché 3 appare due volte, 4 appare una volta, quindi questo è il vettore di quante volte appaiono. Il secondo vettore che facciamo è il vettore delle somme prefisse, che come si fa? Mettiamo uno 0 all'inizio e poi ogni elemento è la somma dei due prima di quello sopra e di quello sotto. Quindi qua abbiamo 3 più 0, 3. Qua abbiamo 3 più 3, 6. Qua abbiamo 3 più 6, 9. Qua abbiamo 2 più 9, 11. E qua abbiamo 1 più 11, 12. Ok, questo è il vettore delle somme prefisse. Facciamo un altro vettore delle somme prefisse. Cioè facciamo una copia di questo vettore praticamente. 9, 11, 12. Ok. Allochiamo un vettore lungo, adesso lo sto facendo a caso, non sto facendo la lungo tanto quanto l'ultimo elemento che appare nel vettore delle somme prefisse, quindi qua l'ultimo elemento che appariva era 12, facciamo un vettore lungo 12, ok? E dopo ripassiamo gli archi, e per ogni arco, e dobbiamo considerare prima quello che va dal primo al secondo, per quello dal secondo al primo, perché è un grafo semplice, ok? Cosa facciamo? Andiamo a vedere nel vettore questo qua, chiamiamolo C, chiamiamo F, chiamiamo S, ok? Andiamo a vedere nel vettore C alla posizione del nodo di partenza che numero c'è e in F a quella posizione ci scriviamo il nodo di arrivo, quindi 2, e poi incrementiamo di 1 l'indice che abbiamo usato qua dentro, e così via. Poi facciamo 2, 0. In 2 c'è scritto 6, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua ci scriveremo 0 e incrementiamo di 1 questo diventa un 7 e così via. E ci passiamo tutti gli archi. Questo è come si costruisce. Dopodiché scartiamo eh, C, scartiamo questo qua, scartiamo anche l'originale. Ci basta tenere S ed F per utilizzarlo, per scoprire che è il vicinato eh, di un certo nodo. Ok. Mettiamo che voglio sapere chi è il vicinato di 4, quello che faccio è che vado a vedere in S di 4 cosa c'è scritto, c'è scritto 11, okay. vado a vedere cosa c'è scritto nella cella dopo, c'è scritto 12, allora so che i vicini di 4 sono quelli nel vettore F dalla posizione 11 inclusa alla posizione 12 esclusa, ovvero solo 11. Ovvero 1. E infatti l'unico eh, vicino di 4 è 1. Ok, è abbastanza chiaro? Cioè è abbastanza chiaro come si costruisce e come sì. si usa, ok. Eh, il perché funziona è una cosa che vi invito a cercare di capire voi cioè nel senso provate a implementarlo comunque fare la mano eccetera e guardate cercate di capire perché funziona perché secondo me è un, è un buon esercizio in sé cercare di capire perché le cose funzionano oltre a eh, cioè da far costruire delle intuizioni che poi possono essere utili quindi il perché funziona è una cosa che vi lascio a voi um, costa sempre in termini di spazio o grande di n più m perché abbiamo questo qua che è grande eh, o grande di n e questo qua che ha alla fine tutti gli archi e quindi è grande esattamente o grande di m. Ok, quindi consuma n più m. Eh, però invece di fare n malloc ne abbiamo fatte solo 4. Perché abbiamo allocato vettore originale s, c ed f. Poi tra l'altro due li abbiamo anche liberati. Ce ne bastano e poi ce ne rimangono due. Quindi abbiamo fatto solo quattro malloc e basta che ci teniamo due vettori. Ok. Ehm, variazioni sul tema. Come gestisco il caso eh, orientato, come gestisco il caso eh, pesato e così via. Beh, allora. Il caso orientato, ok? Il caso orientato, quello che cambia è che quando contiamo i nodi ok quindi il primo passaggio è raccontare quante volte appaiono i nodi ho fatto di un storto che mi basta. Ok, allora tipo mettiamo qua uh, il primo passo è raccontare i nodi nel caso orientato e quindi stiamo assumendo che la lista di uh, la lista degli archi uh, indica che questo è lo 02 questo è lo 03 e così via quindi dal primo al secondo ok Uh, invece di contare entrambi, cioè invece di contare sia i primi che i secondi, contiamo quante volte ogni nodo appare nella prima posizione. Quindi quante volte lo 0 appare nella prima posizione? 2. Quante volte l'1 appare nella prima posizione? 2. 1, 0, 1. Ok? Quindi invece di contare entrambe le posizioni, contiamo solo la prima. Poi, il vettore delle somme prefisse funziona nello stesso identico modo. Ovvero facciamo 0 2 4 5 5 6. Ok, eh, poi lo copiamo esattamente come al solito quindi 0, 2, 4, 5, 5, 6, facciamo esattamente come prima un vettore lungo 1, 2, 3, 4, 5, ok, un vettore lungo 6 perché è l'ultimo elemento della prefix sum. Bene. E a questo punto l'unica cosa che cambia è che ci riscorriamo la lista e invece di fare entrambe le direzioni noi facciamo solo una. Quindi perché l'arco è solo da 0,2, ok? Quindi fa facciamo solo per 0,2. Andiamo a vedere in posizione 0 di C c'è scritto 0, ci scriviamo un 2. Non facciamo l'opposto e aumentiamo di 1. Poi abbiamo 0,3, quindi, ok, era in posizione 1, poi ci scriviamo 2. Poi abbiamo 1,0 in posizione 2, qua ci scriviamo 3 e qua ci mettiamo 1, 0. Poi abbiamo 4, 1, eh, 4 e 5, quindi questo diventa un 6 e nella posizione 6 ci scriviamo 1, 2, 3, eh, 0, 1, 2, posizione 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, quindi qua eh, 2, 3 ci scriviamo 3 e questo 4 diventa un 5. Ultimo, 1, 2, c'è scritto un 3. Quindi qua ci mettiamo un 2 e questo diventa un 4. Ok, e poi alla fine, come al solito, cancelliamo quello originale e cancelliamo questo qua. Ci rimangono questi due eh, e facciamolo sempre la stessa cosa. Quindi, ovviamente, adesso i vicini non saranno più il vicinato totale, ma sarà il vicinato in uscita, esattamente come per la lista di decenza. Non abbiamo più il vicinato totale, ma abbiamo quello in uscita. Eh, se vogliamo sapere che è il vicinato in uscita di che ne so eh, per esempio 1 ok quindi ci aspettiamo che sia 0 e 2 cosa facciamo prendiamo l'elemento che c'è alla posizione 1 ok prendiamo quello dopo e quindi di qua saranno gli elementi da 2 incluso a 4 escluso quindi 0 e 2 e sono infatti 0 e 2 quelli che ci aspettavamo ok quindi questo è per quanto riguarda il caso orientato. Eh, per il caso pesato sui nodi, come al solito ci facciamo un altro vettore con i pesi dei nodi, quello è sempre banale, è sempre la stessa cosa. Eh, per invece il pesato sugli archi, beh semplicemente, essendo che ognuno di questi corrisponde a un arco, ogni elemento di f corrisponde a un arco, possiamo avere un altro vettore, chiamiamolo fp. Della stessa lunghezza, ok. E corrispondentemente a ogni vicino, che quindi corrisponde a un arco, ci mettiamo anche il peso, che ne so, 32, 12, 5, 7 e così via. Quindi invece di avere quattro vettori, ce ne facciamo 5. Abbiamo un altro che è lungo esattamente quanto F. Ok, ognuno di questi è un arco, perché eh, è definito da un nodo di partenza che è quello con cui lo troviamo e poi il nodo di arrivo che è quello scritto dentro e ci possiamo mettere in un altro vettore della stessa lunghezza il peso di quell'arco. E con questo abbiamo gestito tutti quanti i casi anche nella rappresentazione ottima di un grafo che è appunto la CSR, Compressed Sparse Rose. Bene, ehm, per oggi ho finito. Uh, ovviamente vi chiedo se ci sono domande ok lo prendo come un no uh, va bene però oggi abbiamo finito